Questo Natale lasciati ispirare da Rabarbaro, il nuovo capolavoro l'erbolario. Una linea profumata, leggera e armoniosa, come un'opera scolpita nella natura. L'erbolario. Benvenuti ad Asset and the City dal cuore della capitale britannica, dal cuore di Londra. Oggi il nostro gradito ospite Flavio Carpenzano, Senior Investment Strategist Allianz Bernstein. Benvenuto Flavio, grazie per aver accolto il nostro invito. Ci puoi dire qualcosa di più della sua società, una società che è nata nel 1967 a New York? Assolutamente, intanto grazie a voi per l'invito. Allianz Bernstein sì, è nata nel 1967, è una società che gestisce in dollari 550 miliardi in strategie prevalentemente attive, quindi siamo gestori attivi, dove investiamo sia nel mercato azionario, mercato obbligazionario, soluzioni multi-asset, ma anche soluzioni alternative. È una società globale, basata negli Stati Uniti, prevalentemente a New York, con uffici a Londra, ma anche in Asia, passando dall'Australia. Quindi una società chiaramente globale, dove diciamo il DNA principale è chiaramente A, la gestione attiva, e B, il processo di investimento e una ricerca rigorosa del credito. Bene, detto questo, sentiamo proprio quelli che sono alcuni dettagli in più su Allianz Bernstein nel nostro servizio. Allianz Bernstein è una delle principali società di gestione di investimenti al mondo. Fondata a New York nel 1967, conta masse gestite per circa 465 miliardi di euro. La sede centrale è stata finora nel cuore di Manhattan, ma negli ultimi mesi Allianz Bernstein ha annunciato un piano per trasferire il quartier generale e la maggior parte del personale da New York a Nashville, nel Tennessee. Allianz Bernstein offre una vasta gamma di soluzioni di investimento ad investitori istituzionali e privati. Il tutto grazie a una ricerca e una disciplina di investimento indipendenti che spaziano in tutte le classi di attivi, dai titoli azionari e del reddito fisso ai titoli alternativi e ai portafogli multi-asset. Oltre a diverse classi di asset, Allianz Bernstein abbraccia anche diversi stili di investimento e mercati geografici. Tra le varie soluzioni troviamo fondi azionari globali, regionali e settoriali domiciliati in Lussemburgo, fondi multi-asset e alternativi e strategie obbligazionarie che ricoprono l'intero spettro rischio-rendimento. La clientela della società include a livello globale clienti istituzionali, high net worth e retail. Grazie ad una combinazione unica di competenze, ricerca e visione globale, Allianz Bernstein utilizza conoscenze e analisi collettive, facendo leva sulla propria dimensione internazionale per aiutare i clienti a restare al passo con il cambiamento. Il gruppo ha uffici in 46 località in 22 paesi del mondo ed è posseduto al 64% da AXA Equitable, la società a maggioranza statunitense appartenente al conglomerato assicurativo francese AXA. Allora, questi sono i dettagli su Allianz Bernstein. Parliamo anche di quello che è il metodo di investimento, la strategia. Come vi posizionate? Sì, assolutamente. Secondo me è importante definire sulla parte obbligazionaria il DNA di Allianz Bernstein, lo definirei in tre pilastri principali. Uno, utilizziamo un approccio globale. Come dicevo all'inizio, è una società basata in cui il team di investimento e di analisti di credito sono basati a New York, Londra, Taipei, Hong Kong, Melbourne, Tokyo, quindi è chiaramente un team globale e oggi secondo me un team globale è la condizio sine qua non per investire in un mercato così complesso, quindi l'approccio è globale. L'altro aspetto importante secondo me è l'integrazione di un diciamo approccio quantitativo all'investimento con un approccio fondamentale. Cosa vuol dire? Oggi se guardiamo nel mercato dell'investimento abbiamo alcuni player che sono chiaramente con un bias più sulla parte fondamentale, di ricerca fondamentale, altri che sono più quantitativi, quindi utilizzano modelli quantitativi cosiddetti black box per investire. Quello che utilizziamo noi è una combinazione dei due. In realtà l'approccio quantitativo sicuramente è utile in periodi normali, in media funzionano, dove però è importante avere l'integrazione di un processo fondamentale è quello che in termini tecnici si chiamano code spesse, in termini più colloquiali sono i famosi cigni neri, quindi nel momento in cui l'impensabile accade e lì i modelli quantitativi non funzionano più, quindi lì è importante il processo di investimento e di ricerca è fondamentale.
Quindi il nostro processo cerca di includere entrambi i lati. E il terzo aspetto, secondo me, che è forse quello più interessante, è quello dell'innovazione e la tecnologia. Se pensiamo, il settore finanziario in realtà è stato quello che finora è stato impattato meno dal progresso tecnologico. Oggi, se pensiamo al settore retail, il settore della salute o dei media sono stati fortemente impattati dal cambiamento tecnologico. Il settore finanziario fino a questo momento, se pensiamo, forse la rivoluzione tecnologica più grande è stata Excel negli anni 80. Quindi quello in cui Allianz Berkeley eccelle è appunto nell'innovazione, e quello che abbiamo fatto è in particolare a cercare di creare degli algoritmi, dei veri e propri software di gestione della liquidità. 3 anni fa abbiamo creato quello che si chiama Alpha, che in termini semplici è semplicemente un aggregatore di informazioni del mercato di liquidità. Come sapete, quando investiamo nel mercato obbligazionario è diverso dal mercato azionario, l'accesso alla liquidità è più frammentata, è tramite i broker, tramite le banche. Quello che Alpha cerca di fare è prendere le informazioni dai diversi fonti, che possono essere Bloomberg, Market Access, Bloomberg Chat, e aggregarli in un unico schermo per avere un accesso alla liquidità immediata. E questo è un po' in controtendenza all'immaginario che abbiamo tutti dei trader oggi, con 10 schermi che guardano le diverse quotazioni. In realtà è affascinante da un lato, ma in realtà meno efficiente. Quindi Alpha, da questo punto di vista, è un modo per avere accesso alla liquidità del mercato obbligazionario in maniera più efficace. E l'altro progresso tecnologico è quello che chiamiamo Abby. È una forma di assistente virtuale, è un chatbot, quindi è come Siri fondamentalmente, in cui i trader e i gestori parlano fino a questo momento scrivono ad Abby per mettere gli ordini nel portafoglio, ma Abby in realtà dà anche raccomandazioni, utilizzando Alpha da un lato e il nostro sistema di credito, su dove poter trovare opportunità nel mercato obbligazionario in maniera rapida. Quindi Flavio, innovazione tecnologica legata alla finanza, all'investimento. A questo punto qual è la vostra visione del mercato? Assolutamente, questo poi è quello che conta particolarmente. E purtroppo in questo momento è una visione particolarmente complessa per il 2019 da un punto di vista di investimento obbligazionario, nel senso che, se guardiamo da un punto di vista macroeconomico, quello che ci aspettiamo per il 2019 è una crescita che diminuisce, più bassa rispetto a quella che abbiamo assistito negli ultimi anni, e prevalentemente, se pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo che continueranno a crescere in maniera sostenuta, ma al di sotto del trend. Questo perché? Perché i tassi di interesse che sono iniziati ad aumentare, quindi le condizioni finanziarie iniziano ad essere più restrittive e si inizia a vedere nell'economia. Tuttavia è ancora un'economia abbastanza solida. Dove vediamo forse un'economia che cresce meno è sicuramente l'Europa. Soprattutto l'Europa, abbiamo abbassato le stime rispetto all'inizio dell'anno, quindi ci aspettiamo una crescita per il 2019 dell'1,4% in termini di PIL. E il motivo per cui abbiamo, diciamo, fatto un downgrade della crescita in Europa è dovuto a due motivi. Uno, il rischio politico resta molto alto, rischio politico di Brexit, rischio politico in Italia, in cui l'incertezza in Italia inizia già a pesare sugli investimenti, sulle incertezze. Abbiamo visto gli ultimi dati del PMI in Italia, mostrano un settore manifatturiero che inizia, dico io, a flirtare con la recessione, quindi non sono dati incoraggianti. Ma l'altro aspetto interessante è la guerra commerciale che c'è fra gli Stati Uniti e la Cina. In realtà impatterà meno gli Stati Uniti e la Cina, perché sono economie comunque che si basano sulla domanda interna, quindi sono meno impattate dalle esportazioni. Chi in realtà fra i due litiganti ci andrà di mezzo è forse, ahimè, l'Europa o altri mercati emergenti, e l'Europa anche mercati come la Germania, che è chiaramente un paese esportatore, basti pensare al settore automobilistico, verrà chiaramente impattato da queste tensioni commerciali fra gli Stati Uniti e la Cina, fra questi due colossi. Quindi questo è il motivo per cui ci aspettiamo una crescita bassa. L'aspetto interessante e preoccupante è che, ahimè, a fronte di una crescita più bassa, in realtà ci sono segnali di inflazione crescenti, e come sappiamo l'inflazione non è sempre un amico dell'investimento in obbligazioni. Il motivo per cui vediamo un'inflazione crescente a livello globale è dovuto a due motivi. Uno, più ciclico, nel senso che soprattutto negli Stati Uniti la disoccupazione comunque a livelli così bassi che finalmente si iniziano a vedere pressioni sui salari, e quindi di riflesso si iniziano ad avere pressioni inflazionistiche. Ma ci sono pressioni più strutturali che derivano da quello che chiamiamo il populismo. Il populismo, che in diverse forme si manifesta a livello globale,
E le forme sono da un lato la guerra commerciale di cui parlavo prima è chiaramente una forma di populismo. Si passa da un'economia globalizzata degli ultimi 20 anni a un'economia che si rilocalizza. Quindi se pensiamo ogni paese, i politici in realtà pensano al proprio orticello, gli Stati Uniti pensano alla loro economia, allo stesso modo anche in Italia. Quindi questo aumento di tariffe in realtà creerà da un lato più volatilità sul mercato, ma anche un'inflazione più potenziale più alta. Ma gli altri due aspetti sono da un lato quello che chiamiamo un'erosione delle istituzioni. Se pensate, Trump recentemente ha commentato sul fatto che la Federal Reserve in realtà sta aumentando i tassi in maniera troppo aggressiva e non è positivo per l'economia, quindi c'è un'interferenza sull'indipendenza delle banche centrali. Sentiamo commenti anche dai politici italiani sulla politica della Banca Centrale Europea. Questa costante retorica in realtà va a deteriorare l'indipendenza delle banche centrali e si muove verso più una meno austerity e quindi più un'espansione fiscale che a sua volta porterà a inflazione più alta. E l'altro canale secondo me importante è quello che uno degli effetti indiretti in cui molti pensano del quantitative easing, quindi della liquidità che la banca centrale ha iniettato, è un aumento della diseguaglianza sociale. La diseguaglianza sociale, come vediamo, i populismi cavalcano quest'ondata. E la cavalcano in che modo? Offrendo reddito di cittadinanza, cercando di aumentare i salari, pensiamo a quello che è successo in Francia recentemente con i gilet gialli, è chiaramente una forma di rivolta del popolo a cui Macron ha dovuto cedere. Quindi anche in questo caso anche la politica riformista di Macron cede di fronte ai populismi e quindi un aumento dei salari. Quindi a questo punto ecco perché vediamo pressioni sull'inflazione anche da questo punto di vista. Ecco, quindi diversi temi, e poi tra l'altro ha nominato un tema che è molto caldo, no? Parliamo di populismo, questo aumento si vede un po' ovunque nel mondo, però soprattutto in Gran Bretagna. In Gran Bretagna ovviamente si parla soprattutto di Brexit, come sappiamo, ed è un tema che qui non solamente è sicuramente il tema principale, ma in questo momento assolutamente molto molto caldo, molte persone stanno andando via e tra questi abbiamo raccolto proprio dei commenti per cercare di capire cosa ne pensano proprio i cittadini italiani che vivono in Gran Bretagna, soprattutto nel cuore di Londra. Sentiamoli. Gabriella, da quanto tempo sei a Londra? Allora, sono arrivata a Londra nel 2007, precisamente alla fine di febbraio. Ovviamente Londra la conoscevo già, venuta qui diverse volte da sola, in compagnia, ai tempi della scuola, con vacanze studio, ed era rimasta da sempre un po' il sogno. Quindi inizialmente Londra mi aveva attratto principalmente per la possibilità di, come dire, conoscere gente, di essere al centro del mondo, di poter avere, come dire, accesso all'arte, alla musica. Poi piano piano, quando si comincia a lavorare, le cose diventano più serie, quindi il lavoro, la possibilità di far carriera. E oggi penso un po' al futuro per mia figlia e quindi dico, beh, nascendo e vivendo qui sicuramente avrà tante opportunità. Dall'altra la preoccupazione di un genitore che vede Londra comunque come una grande città senza, come dire, quella base familiare alla quale io sono sempre stata abituata e con la quale sono cresciuta. E per quanto riguarda i cambiamenti che hai visto, che cosa hai visto in particolare? La gente, i costi, l'atmosfera, cosa è cambiato? Sì, allora dal punto di vista economico sicuramente la città sta soffrendo e questo lo si vede dal numero di negozi che chiudono, i ristoranti che non sono più così pieni di gente come un tempo e soprattutto appunto leggendo le notizie sul Financial Times ogni giorno ci si spaventa un po'. E pensando a quelle che possono essere le conseguenze non appena gli effetti di Brexit saranno tangibili. Dal punto di vista personale è come se ci credessi un po' meno, nel senso che la Londra nella quale sono venuta era la città che avevo sognato, era la città nella quale incontrare tanta gente, nella quale c'erano, come dire, tutto avveniva qui. Adesso è come se
hanno messo una barriera all'immigrazione, alla nuova gente, ai nuovi arrivi, e quindi è come se la città, come dire, stesse pian piano perdendo quello, ciò che la rendeva unica, speciale. Quindi queste cose pensi che miglioreranno o possono solo peggiorare? Come vedi Londra fra 2-3 anni? Sì, ritengo che Londra soffrirà parecchio per ciò che delle conseguenze di Brexit, e dal punto di vista appunto economico, ma anche dal punto di vista lavorativo. E, le società comunque stanno facendo grossi sforzi per andare incontro a quella che dovrà essere la nuova direttiva con la Brexit, quindi comunque ci saranno dei costi, e forse da un certo punto di vista alcuni dicono che arriverà meno gente, ci sarà meno competizione e quindi quelli che sono già qui potrebbero beneficiarne nel lungo termine, però chi può dirlo? Non sappiamo. Tu hai già visto molta gente andare via, amici, colleghi? Sì, e questo un po' mi spaventa, nel senso che ho visto famiglie fare le valigie, tornare a Roma piuttosto che a Milano, quindi ritornare a casa loro. E un po' preoccupati, un po' perché la città offriva meno rispetto a quello che ha sempre offerto fino a qualche mese fa, e un po' per la prospettiva di quello che accadrà nel futuro. E sotto sotto anche un po' una certa delusione, quasi un non sentirsi più accolti e benvenuti come un tempo, come quando siamo arrivati qua 10 anni fa. Quindi parlando anche di oggi, che cos'è che ti manca di più della Londra di prima? L'atmosfera, il sentirsi accolti, il modo di vivere, che cosa? Sì, sicuramente l'atmosfera, ma sotto sotto c'è un po', come dire, la percezione che qualcosa sta per cambiare per sempre e che comunque sia qualcosa di quello che era prima non ci sarà più, e quindi una città che non è più la stessa, non è più quella nella quale sono arrivata 10 anni fa. È un po', appunto, io poi la guardo sempre con gli occhi di una mamma e quindi penso cosa accadrà nel lungo termine, e se veramente mia figlia dovesse decidere di rimanere qua, cosa sarà? Sarà una cittadina britannica e basta? E noi cosa facciamo? Rimaniamo europei o decidiamo di rimanere qui isolati nell'isola? Quindi, insomma, ci sono tanti dubbi e tante preoccupazioni. È fondamentalmente questo di cui non sono particolarmente contenta. Il fatto che comunque Brexit abbia messo su di noi tante preoccupazioni che mi sarei volentieri evitata. Quindi prossima tappa all'Italia. Vediamo, vediamo. Non è detto, mi sono data, come dire, come orizzonte temporale almeno altri 5 anni per decidere. Dopodiché sicuramente sarà chiaro a tutti quanti. Bene, abbiamo sentito dunque i commenti da cittadini italiani a Londra, sentiamo anche quello che invece è la vostra posizione sulla Brexit. Siete molto preoccupati? Ma sì, il livello di preoccupazione c'è. Quello che vediamo negli ultimi giorni, l'incertezza, è qualcosa che ci aspettavamo. Comunque immagino nessuno si aspettasse un processo lineare di Brexit o di uscita dall'Inghilterra dall'Unione Europea. Quindi quello che vediamo oggi ce l'aspettavamo, la volatilità resta alta e continuerà a restare alta anche nei prossimi mesi, quindi da questo punto di vista abbiamo un approccio all'investimento molto più cauto. Da un punto di vista di negoziazione, ovviamente fra l'Unione Europea e l'Inghilterra, chi ci rimetterà di più probabilmente sarà l'Inghilterra, quindi abbiamo un outlook più cauto sull'Inghilterra rispetto all'Europa, ma l'incertezza resta alta. Resta alta, e poi poco fa abbiamo parlato anche comunque di quello che è il quadro Italia, anche qui sicuramente a livello politico e sociale, insomma, la situazione è un pochino delicata. Qual è la vostra posizione, qual è la vostra visione del nostro paese, soprattutto visto da qui, da Londra? Assolutamente. Beh,
Intanto non ci aspettiamo un'uscita dell'Italia dall'euro, quindi lo scenario estremo, il famoso cigno nero di cui parlavo prima, non è diciamo una probabilità molto bassa, quindi questo è importante. Detto questo, anche in questo caso la volatilità resta alta, nel senso che la negoziazione fra il governo italiano e l'Unione Europea continuerà a essere abbastanza travagliata, quindi creando volatilità sul mercato. Quindi nel momento in cui investiamo in Italia è più un discorso di valutazione, quindi qual è il rendimento? Il rendimento paga per l'extra volatilità che c'è nel paese, quindi questa è la prima componente. Il secondo aspetto che secondo me è importante è quanto sia l'effetto contagio dell'Italia sul resto dell'Europa. Fino a questo momento il contagio è stato relativamente basso, nel senso la volatilità è stata isolata all'Italia e non si è espansa ad altri paesi dell'Unione Europea come in passato, come Spagna o Portogallo e così via. E questo secondo me è un po' il risultato dei mezzi che oggi la Banca Centrale ha in piedi per poter combattere una diciamo, potenziale volatilità sul mercato, quindi in termini di quantitative easing, in termini di outright monetary transaction o LTRO, che quindi è liquidità alle banche, strumenti che non esistevano nella precedente crisi finanziaria, crisi europea, scusate. La differenza fondamentale è che nel 2011 si parlava di Grecia, che usciva dall'Europa, comunque di volatilità derivante dalla Grecia. Oggi è l'Italia, e l'Italia è chiaramente un paese più grande e quindi anche ha maggiore forza contrattuale nella negoziazione con l'Unione Europea. E poi stiamo parlando del nostro paese. E stiamo parlando del nostro paese. Quindi insomma sicuramente molto delicato anche per noi. Alla luce di quanto abbiamo detto, il vostro outlook per il 2019 mi sembra di capire che sia abbastanza cauto comunque, è così? Assolutamente, nel senso da un punto di vista di investimenti in obbligazioni siamo molto cauti, nel senso che sulla parte di duration, quindi di investimenti in titoli, preferiamo focalizzarci sulla parte a breve della curva, prevalentemente perché ci aspettiamo comunque tassi in aumento, perché le banche centrali continueranno gradualmente a rialzare i tassi data un'inflazione che aumenta, quindi ci focalizziamo più sulla parte intermedia della curva, 5-10 anni. Sulla parte del credito siamo ancora, diciamo, positivi, ma in maniera cauta, nel senso che quando guardiamo al mercato europeo in particolare, vediamo ancora opportunità sul mercato creditizio dei corporate, in particolare il mercato euro yield, dopo il sell-off che c'è stato a ottobre e novembre, oggi a valutazioni più attraenti. Se guardiamo da un punto di vista dei fondamentali, comunque restano società forti che hanno diminuito la leva e il debito. Ma secondo me è importante notare come in Europa oggi il mercato del credito e dei tassi in generale del mercato obbligazionario beneficia comunque di una crescita europea che è positiva ma bassa. Quando investiamo in obbligazioni non vuoi avere una crescita troppo alta, perché in quel caso le banche centrali aumentano i tassi in maniera molto aggressiva, quindi diciamo che è uno scenario tendenzialmente positivo per il mercato obbligazionario, e il fatto che la crescita resta positiva eviterà comunque i default delle società, resteranno bassi. Un altro settore dove vediamo molto, diciamo, pensiamo sia attraente, è chiaramente il settore finanziario, quindi investimento in banche che negli ultimi 10 anni hanno diminuito la leva finanziaria, hanno migliorato la qualità degli attivi in portafoglio e oggi offrono valutazioni molto attraenti, soprattutto quando si investe nella parte subordinata del capitale. Ecco, per quanto riguarda invece quello che è anche la sua view personale in questo caso, le chiedo proprio quello che è la sua sensazione, lei è a Londra da molti molti anni, Flavio, e naturalmente in questo momento si sta parlando anche proprio a causa della Brexit, incertezza eccetera, della possibilità di andare via da questo paese. Le manca l'Italia? Vede il suo futuro in Italia oppure pensa di rimanere qui? Questa è una domanda che mi fanno i miei genitori ogni giorno. No, scherzi a parte, con l'Italia ho chiaramente un rapporto di amore, nel senso sono le mie radici, e per quanto uno possa avere una carriera globale e viaggiare un po' per il mondo, le radici restano, e quindi con l'Italia c'è un amore. In questo momento non penso di tornare in Italia, non credo che la Brexit avvenga in un modo in cui mi cacciano da questo paese, quindi molto probabilmente continuerò a restare a Londra. Se dovessi lasciare Londra, sicuramente l'Italia è, diciamo, un luogo naturale dove ho famiglia, amici e legami, e quindi l'Italia alla fine resta sempre il bel paese, diciamo.
Esatto, non si vive assolutamente male in Italia. No, insomma. Direi proprio di no. Flavio, grazie davvero per essere stato con noi. Ringraziamo il nostro ospite, Flavio Carpenzano, Senior Investment Strategist, Allianz Bernstein. Grazie Flavio, grazie a voi per averci seguito in Asset and the City, dal cuore della capitale britannica, dal cuore di Londra. Arrivederci. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com